Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Gli uomini fratelli. Davvero? Sai cosa devo dirti? Che a me, ma non sai quanto, mi piacerebbe proprio cantare una canzone, ma una canzone intelligente. Yapapapa, yapapapa, yapapapa. Chi è Flavio Aurelio? Beh, Flavio Aurelio è una persona normalissima che ha avuto una vita normalissima e che a un certo punto ha deciso di darsi a questo mondo particolare che è il mondo dello spettacolo, perché l'ho sempre coltivato come un hobby fin da quando ero ragazzino. Io ho fatto una vita normale, ho fatto il mio corso di studi regolare, sono partito dall'asilo, per dire, no? Poi ho fatto le scuole elementari, le scuole medie, il liceo scientifico e l'università. Mi sono laureato in scienze biologiche con specializzazione in ecologia, ma nel frattempo avevo studiato il pianoforte e con degli amici mi davo alla musica e abbiamo fatto così, dato vita a diversi gruppi musicali. Perché la prima parte della mia storia negli anni 70 è molto legata alla musica, ma tutta la mia storia è legata alla musica. E quindi ho avuto queste belle esperienze e poi però i gruppi, sai come vanno, i gruppi ci sempre da mettersi d'accordo. Allora ho cominciato a intraprendere una strada personale fatta di scrittura di canzoni mie, fatta di scrittura di cose mie, che mi ha portato dove sono arrivato adesso. E ho continuato a coltivare la musica e continuo ancora oggi a farlo, ma nel frattempo sono nate altre opportunità. Tanti mi dicono che faccio tante cose, in realtà io ne faccio due, uso la parola e uso la musica. Sono queste due cose che poi hanno mille sfaccettature e che in qualche modo ti danno così l'opportunità di definirti in tanti modi. Perché tanti dicono, ma tu cosa fai? Sei un poeta, sei un comico, vabbè, poi su questa parola potremmo disquisire molto, sei un musicista, sei un cantautore, sei uno scrittore, sei... È sempre la parola, no? Tu prova a pensare, se tu scrivi una cosa e la reciti, in quel momento sei un attore, ma se quella stessa cosa la metti per iscritto, diventi uno scrittore. Ma non è che hai fatto due cose diverse, è sempre la stessa cosa che prende forme differenti. E così per tutto il resto. Questo nuovo lavoro, come nasce l'idea? Beh, questo nuovo lavoro fa parte di un progetto più ampio che ha iniziato il suo percorso nel 2017. È molto legato alla musica popolare, perché io lo sto, diciamo, producendo, lo sto elaborando con la collaborazione di un gruppo di musicisti bravissimi che si chiamano gli Stafora Blueser e che vivono nell'Oltrepò Pavese. Quella è una terra un po' particolare, perché in quella terra viene da sempre coltivata, viene da sempre così eseguita un certo tipo di musica che è fatta con strumenti autoctoni e che pare che sia appunto una delle cinque musiche proprio autoctone italiane. Si chiama la musica delle quattro province, suonata con dei pifferi che vengono prodotti in loco da centinaia di anni a questa parte, accompagnati dalla cornamusa e dalla fisarmonica. Io ho conosciuto questi ragazzi in occasione di una festa che abbiamo fatto nell'Oltrepò e lì ci siamo parlati e abbiamo detto, ma perché non prendiamo queste sonorità e le portiamo nella musica di oggi, no? Cioè proviamo a elaborare una produzione musicale di canzoni legata a questo tipo di sonorità mischiate con le sonorità più moderne, la chitarra elettrica, il basso, batteria, stilemi jazz, stilemi rock. E così abbiamo fatto, abbiamo cominciato a lavorare, sono uscite delle cose interessanti e il primo lavoro l'abbiamo pubblicato 2 anni fa, era un disco che si intitolava Anima Popolare, che è anche il titolo di tutto il progetto che ci siamo dati di fare. E adesso è uscito Milano Oltre Pop. Milano Oltre Pop è un omaggio alla canzone d'autore, che ha Milano come epicentro e come rappresentanza. Poi in realtà magari poi lo potremmo anche allargare a un discorso molto più ampio rispetto alla semplice città di Milano. Il fatto è che
Questo lavoro tiene conto di una serie di studi che abbiamo fatto, che io ho fatto con l'Archivio Storico del Cabaret Italiano, e che hanno messo in rilievo alcuni legami tra le musiche. Uno è il legame profondo che c'è tra la canzone d'autore e il cabaret, dove per cabaret non intendo quello che si intende oggi con i comici, cioè i comici non c'entrano nulla con il cabaret, detto per inciso, ma il cabaret nasce con ben altre intenzioni artistiche, tra cui appunto la canzone d'autore. E questo è testimoniato storicamente, non lo dico io perché voglio dire una cosa così. E in più c'è questo grande legame tra la canzone d'autore e la canzone popolare. Quindi questi tre elementi hanno avuto, diciamo, in Milano un epicentro importante e quindi siamo ripartiti da lì, perché Milano è il luogo dove questa tesi che noi sosteniamo, che io ho sostenuto con le ricerche, dell'archivio e che il gruppo ha fatto propria, è il luogo dove questa cosa si manifesta e diventa chiara. Perché i riferimenti che avevano i vari cantautori che sono nati nei cabaret, come Iannacci, Gaber, no, i Gufi, sono gli stessi riferimenti che avevano De André, che aveva Buccini, che avevano questi personaggi che appartengono più strettamente alla sfera cantautorale. Ma ti dirò che questo è stato un lavoro che ci è piaciuto molto, è stato faticosissimo, perché ci abbiamo messo 2 anni a farlo. Però alla fine ci saranno delle soddisfazioni e a dispetto dell'apparente eterogeneità della proposta, invece è un'idea molto molto omogenea, molto molto precisa. La sequenza del disco è stata scelta e voluta oppure è stata una decisione casuale di questi brani? No, diciamo che quello che si è cercato di fare è stato di dare un'idea musicale, perché parte con le canzoni in italiano, poi c'è un cuore dialettale e poi finisce ancora con le canzoni in italiano. Questo come intenzione generale. Poi abbiamo separato un po' alcuni brani che avevano approcci simili, ma soprattutto la cosa più particolare è il primo brano del disco, che è la canzone intelligente di Cocchi e Renato, che è stata messa lì ed è una specie di manifesto di questo disco. Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. Ecco, questa è il, diciamo, potrebbe essere il mantra, potrebbe essere lo spirito che anima questo disco. E infatti queste canzoni hanno l'intelligenza come denominatore comune. Siamo al 10° lavoro, in questo caso, di produzione discografica. Dal primo disco ad oggi, come sei cambiato artisticamente? No, l'approccio mio rimane sempre quello. A me piace sperimentare, mi piace confrontarmi con i generi popolari. La prima fase della mia storia musicale era molto legata alle musiche più anglosassoni, cioè più blues, più bluegrass, questo genere country. Mi piaceva molto questo aspetto, che mischiavo con delle caratteristiche armoniche prettamente mediterranee. Questo è stato l'esperimento che ho fatto. Poi c'è stata una fase intermedia in cui ho sperimentato altre cose, suoni diversi, eccetera, per arrivare poi ad approdare a questo progetto che invece è molto organico ed è nuovamente a mettere in evidenza soprattutto queste sonorità acustiche, queste sonorità unplugged, come si dice, che però si mischiano anche a sonorità elettriche. È un percorso sempre, sempre legato alla sperimentazione. Cioè, mi piace sondare strade particolari, mi piace fare questo, e questo chiedo anche ai miei musicisti e ai musicisti che collaborano con me. Ho sempre fatto fare delle cose strane ai musicisti, cose anche che andavano contro il loro naturale modo di essere, e ho sempre lasciato molto spazio ai musicisti dicendo: fammi sentire cosa faresti tu qui, e poi io mi arrogo il diritto di scegliere tra le proposte che mi fai tu, ma le proposte me le devi fare tu, perché sai, quando vai in uno studio di registrazione tu puoi portare degli arrangiamenti già predisposti e dici a un musicista: suona questa cosa. Invece io ho sempre lasciato molto spazio alla creatività degli altri e mi piace, perché diventa un insieme di cose che non avresti mai pensato, invece così si arriva a delle conclusioni insolite. Ultimamente il palco
mancato, il teatro è mancato, quanto manca realmente il rapporto con il pubblico, perché stare davanti alla gente non è come stare davanti a una telecamera. Beh, sicuramente è un pezzo di lavoro che manca, perché è bellissimo andare in giro, incontrare persone, suonare per un pubblico che è lì e che ti ascolta in diretta. Poi ci sono tutti i contatti umani che emergono, un modo di vivere che è tutto suo, cioè, e ovviamente manca molto. Adesso ci stanno riaprendo, speriamo che non ci chiudano più, anche perché il nostro lavoro è un po' balordo, nel senso che ogni volta che chiude, poi per riaprire ha bisogno sempre di un lasso di tempo di organizzazione. Non è così immediato, cioè non è come un bar che insomma, è chiuso, vabbè, poi quando apre è già pronto per lavorare. Noi quando ricominciamo a lavorare dobbiamo mettere in moto tutta una serie di contatti, di meccanismi che hanno bisogno di tempo per essere attivati. E l'emozione che si prova, le sensazioni che si provano quando c'è davanti un pubblico che ride, piange, è alla ricerca di qualche emozione che non sanno neanche loro che cosa stanno cercando, però stanno lì e si godono lo spettacolo. E a te che sensazioni ti prova? Beh, è un bel momento di condivisione, no? Allora, quando si sale sul palco si cerca la condivisione. Tu fai delle cose che piacciono o anche non piacciono, attenzione, non è così obbligatorio, no? Quindi poi ci sono momenti di gioia, ma anche momenti di critica, se vogliamo, sotto certi aspetti, ben vengano. Soprattutto le critiche sono importanti quando sono costruttive, quando sono circostanziate, quando sono motivate. E io sono sempre disposto ad ascoltare qualsiasi tipo di critica possa essere mossa, purché sia una critica, appunto, come dicevo, non gratuita. È nato cioè la mia prima attività, poi è subentrata anche la possibilità di dischi, tipo i libri, eccetera, che sono importanti, sono cose importanti perché al di là del mero aspetto commerciale, del mero aspetto, diciamo, del guadagno lavorativo, eccetera, ma sono importanti perché testimoniano quello che tu hai fatto. Cioè, la storia di un artista non è solo quanti concerti ha fatto, quanti spettacoli ha fatto, eccetera, ma che cosa ha prodotto. E la produzione di un artista è la sua storia vera. Per cui io mi riconosco come storia nei miei libri e nei miei dischi. Ed è bello quando pubblico queste cose perché poi è una testimonianza, no? Oltre appunto a un discorso lavorativo, la testimonianza che, perché sui dischi e sui libri ci vanno delle date. Ecco, nel 2006 ho fatto questa cosa, nel 2010 ho fatto quest'altra cosa, e così via. E hanno un grande valore documentaristico, documentale e anche affettivo, sotto un certo. Parliamo di spettacolo, ma in realtà molta gente non ha capito, c'è la differenza. Ormai abbiamo sdoganato il fatto che la satira debba fare ridere, ma la satira non è comicità. No, allora sul discorso del ridere bisogna fare molta attenzione. Allora, intanto, prima all'inizio, quando abbiamo cominciato a parlare, io ti ho detto che c'è un legame fra il cabaret e la canzone d'autore. Ecco, il primo errore da mettere in evidenza è non confondere il cabaret con la comicità. Ma c'è un altro errore che viene spesso commesso, è quello di confondere la comicità con il ridere. Cioè, se fai ridere, sei un comico. Ecco, questo è sbagliatissimo, almeno non è sempre vero. Perché la comicità non è sinonimo di ridere, perché il ridere è un concetto più ampio rispetto al semplice comico. Ci sono tante forme del ridere, per esempio una l'hai nominata tu adesso, la satira, è un'altra forma del ridere, non c'entra col comico. Un'altra forma del ridere è l'umorismo, oppure abbiamo l'ironia, il sarcasmo, il grottesco, il buffo, il ridicolo. Sono tutte forme del ridere, il ridere è un concetto molto ampio, per cui non è detto che se fai ridere tu debba essere per forza definito comico. E porto sempre l'esempio di Giorgio Gaber, perché è emblematico. Giorgio Gaber faceva ridere tantissimo, ma solamente un pirla definirebbe Gaber un comico, perché Gaber non era un comico, però faceva ridere. Diciamo che far ridere non è prerogativa dei soli comici. E quindi quando si ride non necessariamente ci si trova davanti a un comico. Ed è questo
diciamo, un ragionamento che viene poco portato avanti, così per semplicità, forse anche di linguaggio, perché non si ha voglia magari di soffermarsi a pensare più di tanto, si liquida tutto dicendo, beh, ti fa ridere un comico, no? E fa cabaret, cioè chi fa ridere è un comico e fa cabaret, è sbagliatissimo. Il cabaret non è un genere di spettacolo come la musica, non è che uno fa musica e l'altro fa cabaret. Noi quando diciamo che qualcuno fa cabaret intendiamo dire che fa ridere, però è tutto sbagliato. Il cabaret è una forma d'arte incredibile, è una situazione che ha convogliato all'interno fin dalle origini. Intanto il cabaret l'hanno inventato pittori, poeti e cantautori, non ci sono i comici. I comici, quando nacque il cabaret nel 1881, durante la Belle Époque a Parigi, Francia, già lavoravano i comici, lavoravano nei cosiddetti café chantant, che sono un'altra cosa, che all'epoca si erano evoluti nelle music hall, per intenderci, il Moulin Rouge. Il Moulin Rouge è una music hall ed era un'evoluzione del café chantant, che era più antico. Era un'evoluzione proprio commerciale, no? Cioè, fa conto che i caffè chantant nascevano perché nei caffè mettevano un piccolo palco e facevano esibire qualcuno. Poi hanno cominciato a costruire le strutture, hanno cominciato in Inghilterra, si chiamano così proprio perché arrivano dall'Inghilterra, le strutture con i palchi, con molto più ampie, che potevano recepire più pubblico. E lì proponevano uno spettacolo di arte varia, che poi darà origine al varietà. In quel momento storico, mentre già i comici lavoravano, c'erano gli spettacoli di arte varia, e compagnia bella con le ballerine, il cancan, nasce il cabaret, che raccoglie delle nicchie artistiche di letterati, poeti, pittori, cantautori e, attenzione, disegnatori satirici. Questo è il mondo del cabaret. Con i comici non ha nulla a che vedere. Ovviamente queste erano persone che comunque avevano un approccio anche di divertimento e facevano, procuravano anche del sorriso, chiaro, ma come umorismo, come satira, come altre, come ironia, quindi non necessariamente come comicità. E questo è un discorso che adesso io lo sto facendo molto breve, ma andrebbe dibattuto parecchio e sarebbe interessante farlo. E quando parte adesso la tournée per questo lavoro? Ma non c'è una vera e propria tournée. Diciamo che ci stiamo, come ti dicevo, organizzando per rimettere in moto tutto il discorso delle date. Abbiamo già qualche data fissata, ne stiamo trattando delle altre e ci stiamo muovendo per fare più cose possibili. È che questo mondo fa fatica a rimettersi in moto e quindi bisogna aspettare, bisogna avere pazienza, bisogna lavorare con calma e serenità. Delle cose stanno arrivando, abbiamo dei begli appuntamenti e speriamo di metterne giù altri. Tenendo un pulsante magico e ti potessi sali su questo palco e hai di fronte un personaggio che deve suonare quella canzone, quale canzone sceglieresti e quale canzone scegli e quale personaggio scegli? Guarda, ce ne sono tantissime, è difficile fare una scelta. Io ho avuto il privilegio, la fortuna e il piacere di cantare per esempio con Alberto Fortis La sedia di Lillà durante una serata, che è una canzone bellissima. Ho avuto il privilegio di cantare Luce a San Siro con Vecchioni durante un'altra serata. Ho avuto il privilegio di cantare la musica ribelle e la radio con Finardi durante le serate. Quindi io ho già fatto esperienze di questo genere e ogni volta è stato un grande piacere, perché sono grandissime opere d'arte che mi è piaciuto interpretare e mi è piaciuto condividere con gli autori che le hanno. Tra tante domande che ti hanno fatto e interviste che hai fatto, qual è quella domanda, escluse le nostre, che in realtà non aveva proprio nessun senso logico, che poi la risposta in realtà non ha avuto né senso né logico né neanche la risposta? Ma sai che potrebbe essere questa che mi hai fatto tu adesso?
Ma non mi ricordo una domanda del genere, sinceramente. E devo dire che è abbastanza strana la domanda che mi hai fatto adesso. Non ci avevo mai pensato. No, perché le domande hanno sempre avuto comunque un senso. Non ricordo qualcuno che mi abbia chiesto delle cose stravolgenti o insolite a cui io ho risposto in un altro modo. Non ce n'è. Forse, ripeto, questa è la prima volta che mi hai fatto una domanda così strana a cui rispondo in maniera illogica. Quindi possiamo dire come è Tabisio, è il momento omatopreico, tanto per dire una, la diciamo scientifica, in modo tale che il risultato non cambia. Questa è una domanda molto strana. Ecco, questa domanda non mi è mai stata fatta, per esempio, e devo dire che mi ha colto abbastanza di sorpresa. Però ho risposto su un altro pianeta, quindi... possiamo dire che hai la paternità di questa cosa. Io ti ringrazio. E poi l'ultima, come alla Marzullo, poniti una domanda, datti una risposta. Poni una domanda, Flavio, dove vuoi arrivare? La risposta è: bah, non lo so. A me piace sondare l'ignoto, per cui parto, non so dove vado, però mi piace vedere dove arrivo. Quando ti manca la televisione? Non mi manca assolutamente. Mi manca solo in termini lavorativi. Io ho sempre lavorato per il discorso del live e per la realizzazione di quello che scrivo. E quando dico scrivo, dico solamente scrivo o come scrittore o come, diciamo, musicista. La TV... se mi accompagna nei percorsi che mi interessano, va bene, ma io non mi adatto alla televisione per fare atto di presenzialismo, non mi interessa, anche se capisco che quando poi non sei più così mediatico, le persone e il sistema, diciamo, tendono un po' a dimenticarti, ma io voglio fare in modo che questo non succeda, a prescindere dal fatto di essere lì. La TV l'ho fatta, sono contento di averla fatta, attenzione, no, non rinego niente, non sto dicendo che non va, però ci sono delle cose che mi piacerebbe fare, ma dove non riesco ad approdare, e delle cose che magari mi sono state proposte a cui ho detto di no perché non mi piacciono farle. Quindi è uno strumento di comunicazione la televisione. Si possono fare delle cose belle, purtroppo se ne fanno tante che non sono belle, e qualche cosa di bello ci sono per farlo, assolutamente. Se invece dobbiamo essere in TV solo per il fatto di esserci, a tutti i costi, per farsi vedere, questo non mi interessa minimamente. Vedo dei manifesti di spettacoli, il Flauto Magico, ma soprattutto l'altro manifesto che è fantastico, oltre che già il manifesto in sé è fantastico, ma probabilmente anche lo spettacolo era... A quale ti riferisci? Alla tua destra. Quello lì? Sì. Quello grosso lì? Sì. Quello è lo spettacolo, il mio primo spettacolo che ho fatto, si intitolava Appunti, Spunti e Disappunti, risale al 1984, prima ancora che iniziasse la mia vera storia, perché se tu vai sulla mia biografia scopri che io ho iniziato a fare questo lavoro nel 1985, ma come ti dicevo, io ho cominciato a fare musica con i gruppi e fare altre esperienze anche prima, già dagli anni 70. È stato, diciamo, tutto un momento preparatorio dove ho fatto le prime esperienze all'oratorio, con gli amici, eccetera. E poi tra l'81 e l'84 ho cominciato a fare le prime mezze esperienze quasi professionali. E uno dei primi spettacoli che ho fatto era quello. Si intitolava Appunti, Spunti e Disappunti. E quello è il manifesto dell'epoca, quindi un manifesto che risale al 1983-84. Possiamo dire che sei vintage, vedendo il telefono a rotella che non esiste più? Diciamo che il set è costruito proprio
con questo animo e mi piace l'idea che sia così. Guarda che però voglio dire una cosa, che a dispetto del vintage, io sono estremamente moderno e sono estremamente proiettato verso il futuro. Marty! Devi tornare indietro con me. Dove? Indietro nel futuro. Il problema è che spesso e volentieri, per trovare delle idee avanti, devi guardare indietro. Perché c'è stata un'involuzione della testa delle persone, non di tutti. Perché quando fai questi discorsi lo fai, diciamo, in termini massimalisti, cioè non vale per tutti. Ci sono persone che sono ancora molto, molto attive cerebralmente. Ma se tu guardi la produzione musicale, per esempio, dei primi anni 70 e la confronti con la produzione musicale di questi anni, c'è un abisso di approccio, un abisso di musicalità, un abisso di contenuti. Infatti, spesso e volentieri si va alla riscoperta di quel periodo, no? E così come spesso e volentieri si va alla riscoperta della grande scuola cantautorale. Perché? Perché era un momento in cui si pensava molto. Gaga, negli ultimi anni della sua storia, ha fatto uno spettacolo che si intitolava E pensare che c'era il pensiero. Ecco, questa è una cosa che in qualche modo andrebbe riscoperta. E la cosa bellissima è che per guardare avanti bisogna guardare indietro. Ecco perché sono vintage, non per nostalgia. La nostalgia non mi appartiene. È la mia storia è legata a queste cose. E mi piace ricordare la mia storia, mi piace ricordare da dove arrivo, mi piace tenere presenti le radici, ma come diceva Bertoli, i piedi sono nel passato, ma lo sguardo è dritto e attento nel futuro. Nella stessa canzone, prende lui, quando raccontava questo aneddoto, parlava del discografico e gli diceva: sei vecchio, scrivi a penna. In realtà poi fece un successo e forse disse: ho portato alla dimissione di quello stesso dirigente. Ma è necessario, obbligatorio passare per i talent? Oggi, se ci fossero stati un Gabber, sarebbe mai venuto fuori o un De André o con questi talent, secondo? Ma guarda, io non voglio esprimere giudizi su i talent. Danno un'idea, secondo me, ma questa è un'opinione, qui io posso pensarla così, un altro può pensare diversamente, ma l'idea che emerge dal talent è un'idea sbagliata di questo mestiere, perché questa precisione, questo stare attenti a tutta una serie di cose tecniche a scapito magari della creatività di una persona, no? Questo è un mestiere che uno non deve sentirsi dire come va fatto, deve farlo e basta. Poi può carpire segreti da altri, chiedere se è il caso, ma fuori dai contesti di gare o di situazioni come quelle lì, cioè vedere gente che piange perché viene eliminata e poi dietro si va a vedere che arriva la mamma, queste robe sono tristissime. Ecco, questa è roba vecchia, eppure passa come novità. Io quando vedo queste cose mi rattristo, quando vedo queste situazioni mi rattristo. Poi ci sono anche dei bravissimi, perché sono tutti bravi, i ragazzi sono bravissimi, hanno delle tecniche incredibili, però per dirti, questa ricerca anche della voce perfetta, no? Che se sbagli le note vieni penalizzato, ma uno come Battisti sarebbe stato eliminato dai talent. Tu pensa, perché ma con quella voce cosa vuoi fare? Non hai voce, una voce che strana, no? Uno come Vasco Rossi sarebbe stato eliminato, perché con l'accento anche emiliano, che è bellissimo da sentire. Quindi guarda, la maggior parte dei cantanti che hanno avuto successo hanno tutti dei difetti, non so come dire, però sono, perché sono straordinari? Perché è l'animo che è straordinario, è l'animo dell'artista che conta, non la tecnica. Anche la tecnica, certo, ben venga la tecnica, per l'amor di Dio, se uno suona bene, canta bene, ben venga, ma se non c'è l'animo non c'è artista.
c'è esecutore, sì, però è un'altra cosa, è un altro mondo. E quindi io ai ragazzi dico: fregatevene, volete fare una cosa, fatela, prendetevi la responsabilità di quello che fate. Questo è un grande insegnamento, perché non esiste una legge, non esiste una regola. Poi esistono le regole dei discografici, che sono un'altra cosa, ma la discografia non ha niente a che vedere con la musica, sono due mondi diversi. Le leggi dei discografici non sono leggi che vanno bene per la musica. Se vuoi fare musica devi mandare un po' quel paese ai discografici. C'è stato solo un momento in cui i discografici hanno seguito la musica, era proprio l'inizio degli anni 70, quando sono stati prodotti capolavori. Del dopo hanno cominciato a dare le leggi commerciali. Allora, fanno le leggi per dare per il prodotto commerciale, no? Il prodotto commerciale. Ma cosa vuol dire? Allora, se tu guardi i dischi che vengono prodotti commercialmente, sono invenduti, quindi una marea di dischi commerciali invenduti. Quindi vuol dire che sono leggi del marketing che lasciano il tempo che trovano. Non è vero. Ci deve essere sempre qualcosa di particolare nelle canzoni, nella musica, nell'artista. Se no non attecchisce. Dopodiché ognuno scelga la sua strada. Cioè non è che se la pensi così diversamente da me, o se fai delle cose diverse da quelle che posso segnalare io, commetti delle illegalità. Non c'è problema, semplicemente vai. Poi se ti va bene, è andata bene. Ma cosa vuol dire andare bene? Sei soddisfatto di quello che stai facendo? Cioè, sono tanti i risvolti, non è solo una mera questione di bravura nell'esecuzione. Del nuovo lavoro uscirà la forma fisica? Sì, è in stampa in questo periodo, fra qualche giorno ci sarà, e lo stiamo... La cosa bella del mio lavoro è che è un lavoro artigianale. Questo mi piace molto, a dispetto dell'industria discografica, no? È un lavoro che tratta la stessa materia, ma è fatto artigianalmente. E a me piace questa idea della factory. La factory dove ti costruisci le tue cose, dove ti fai quello che vuoi, come lo vuoi tu, senza interferenze di altra natura. Non sono al servizio di nessuno, io faccio quello che voglio. Va bene, non va bene, mi assumo le mie responsabilità. Sono anche un imprenditore che si assume il rischio di impresa. E in forma cosa non semplice oggi, perché gli imprenditori, quando si parla di imprenditoria, l'ultimo tema che viene trattato è il rischio di impresa. In forma vinile? Forma vinile sarà... è una cosa che stiamo pensando. Potrebbe anche uscire anche così, vediamo un po' cosa succede. Qui non si sa, si vive, no, si naviga a vista, non ho qualcosa di preordinato, man mano che succedono delle cose ne nascono delle altre. E poi vediamo se sarà il caso fare il vinile. Io tra l'altro nella mia vita ho fatto anche dei vinili, tu prima hai citato i miei primi dischi, guarda, ce li ho qui casualmente. Questo è il disco Claustrofobia, che era in vinile. E l'altro è il primo disco che era Melodia e Parodia. Io ho iniziato con i vinili, poi siamo passati ai CD, adesso c'è la musica liquida, no? sul web, ma alla fine quello che conta è quello che quella musica rappresenta, quello che quella musica dice, che sia su vinile, che sia su CD o che sia su una piattaforma digitale, non cambia. Il posto dove tu lo gusti di più è proprio dal vivo. È dal vivo che viene fuori proprio la giusta relazione, la giusta energia. Per cui io spero e auguro a tutti coloro che fanno musica che le cose vadano per il verso giusto. La musica è sempre bella dal vivo. Sì, sì. Perché ogni giorno è sempre diversa. Ogni giorno ognuno la interpreta in modo diverso. È proprio così, è proprio così. E spesso è proprio anche l'energia che il pubblico ti rimanda, che ti fa fare le cose in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Per cui non è nemmeno solamente un fatto tuo, ma è un fatto collettivo. Ed è molto bello questo aspetto. Beh, certo, saluto tutti gli amici in ascolto e che la catarsi vi accompagni ora e sempre nei secoli dei secoli.
Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Gli uomini e fratelli. Davvero? Sai cosa devo dirti? Che a me, ma non sai quanto, mi piacerebbe proprio cantare una canzone, ma una canzone intelligente. Poi vedi, avevo fatto un pochettino un bricolaggio di... Ho visto, bello. Ma qui bello. Di qua sei serio, veramente serio? Ma io sono sempre serio, non rido mai. Allora, tu devi sapere... no, non è che non rido mai, rido. Se è il caso, partecipo anche con il sorriso. Ma nelle foto... ecco, questa è una cosa, no? Che fa parte di un certo mondo. Perché uno dice, beh, tu fai ridere, ma perché sei serio? Allora, uno dei vezzi dei cosiddetti comici è quello di apparire sempre come... fanno sempre le foto... Poi per dire, qui si ride, cioè come dire, dai che ce la ridiamo. Io no, io dico, parliamo e vedrai che si ride, magari si ride anche, no? Magari si ride anche di più. Mi ricorda tanto una battuta che ha fatto Gino Brameri in un'audiocassetta, perché poi mi sono ritrovato quel file accidentalmente, quando dice, il comico è colui che o è lo scemo del villaggio, oppure, cioè, fa... Però dovrebbe essere lo scemo del villaggio, non è mai preso come lavoro. Quindi allora diceva, sai, devo far ridere per forza, o se no sono lo scemo del villaggio. Cioè, non è ma questa cosa qui, infatti l'idea folle è... ci sono persone che fanno di tutto per far ridere, usando la parola. Diciamo, ci sono persone che raccontano per fare ridere, e invece ci sono persone che fanno ridere per raccontare. Questa è una bella differenza. Giorgio Gaber era uno che faceva ridere per raccontare. Tu rimanevi colpito da quello che lui raccontava, che ti raccontava, ma mentre te lo raccontava e ti faceva arrivare il suo discorso, il suo ragionamento, quello che voleva raccontarti, ti faceva anche ridere. Quindi la risata per Gaber era uno strumento, mentre per i comici la risata è un obiettivo, è un fine. Quindi tutto quello che io racconto lo racconto perché il mio scopo è farti ridere. Invece l'altro atteggiamento è, no, io voglio raccontarti delle cose e mentre te le racconto uso lo strumento della risata, perché così almeno tu mi ascolti di più, perché quando la gente si diverte di più recepisce meglio quello che stai raccontando. Sono due atteggiamenti diversi, ripeto, non c'è illegalità né da una parte e nemmeno dall'altra, è solamente una questione di indole. Ci sono artisti che hanno quel tipo di indole che sono i comici, ci sono artisti che hanno quest'altro tipo di indole che non si sa come si possano chiamare, però non sono sicuramente comici. Allora, io ti saluto, ti auguro una buona serata. Grazie anche a te. E tanti tanti auguri per la nuova avventura. Speriamo che vada tutto bene, speriamo magari di ritrovarci. Sì, speriamo che il tuo spettacolo venga ad Ascoli. Così... Io sono stato, pensa che durante la pandemia ho fatto poche cose, una di queste cose l'ho fatta ad Ascoli, al teatro di Ascoli. Ho fatto tre cose, la manifestazione Milano per Gaber a Milano, una serata ad Ascoli in teatro, in streaming, e un'altra cosa però per un'azienda, non c'è fa niente. Tu pensa, sono stato ad Ascoli, cos'era? Febbraio, marzo. Noi non abbiamo saputo. Però però non era aperto al pubblico. Ero lì ed era in streaming. Sono venuto fino ad Ascoli per fare uno streaming. Io potevo farlo da casa mia. Al teatro Vendio Basso? Al teatro? Al teatro? Sì, al teatro di Ascoli.
Quindi io spero di vederti di persona al Teatro Mediobasso, perché sarà sicuramente bello. Speriamo di rivederci, dai. Mi ha fatto piacere incontrarti, grazie per il tempo che mi hai dedicato. No, grazie. Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Gli uomini fratelli. Davvero? Sai cosa devo dirti? Che a me, ma non sai quanto, mi piacerebbe proprio cantare una canzone, ma una canzone intelligente! Ya-pa-pa-pa! Ya-pa-pa-pa! Ya-pa-pa-pa!